l'estate è finita, quindi anche gli appuntamenti estivi che ha visto il canavese protagonista, in questo caso Rivara, sono andati, ma arriverà l'autunno e quindi con nuovi interessanti appuntamenti. Siamo qui nei nostri studi con il vice sindaco di Rivara, appunto Vincenzo Martino, benvenuto, e Antonio Vitteritti, presidente della 154esima fiera autunnale di Rivara. Con te, Vincenzo, abbiamo appena detto appunto che gli eventi estivi sono terminati, iniziano quelli autunnali, si inizia immediatamente questo sabato con il primo evento collaterale della 154esima fiera, che è la prima edizione dell'Agri-Food, che è la prima volta che viene a Rivara, organizzata dalla Coldiretti di Torino, sezione di Rivara. Esatto, hai detto perfettamente quello che è l'inizio delle manifestazioni autunnali, concluse, come hai detto prima, quelle estive con le feste delle borgate. Ieri è finita quella di Sangrato, che come tutti gli anni ha avuto un notevole successo, ma abbiamo avuto anche a Crosaroglio, abbiamo avuto la festa a Camagna con la celebrazione dei patroni delle borgate. E ora riprendiamo con quello che è il nostro programma autunnale. Cominciamo sabato con un'iniziativa che per noi è una novità che ci ha proposto la Coldiretti Torino in collaborazione con la Coldiretti di Rivara, e che noi abbiamo accettato ben volentieri, anche perché ci sembrava giusto dare spazio e dare valore a quello che è la vita dei campi, la vita dei contadini e di chi produce in proprio le cose. Sabato sera avremo diverse realtà, alcune prepareranno anche da mangiare, quindi sarà possibile mangiare in loco, alcune esporranno e presenteranno i loro prodotti che si potranno acquistare, ci saranno intrattenimenti per i bambini, ci sarà anche un gruppo musicale che a cornice allieterà la serata, quindi un altro sabato che pensiamo sia, diciamo, la porta che si apre bene nelle nuove manifestazioni estive. Prima non l'ho detto in apertura, la fiera autunnale, come tutti gli eventi ad essa legate, sono organizzate dal Comune in collaborazione con Associa Insieme, con il patrocinio della Regione Piemonte e della città metropolitana di Torino. E quindi il primo appuntamento, abbiamo detto, è sabato, si prosegue il sabato successivo con un'altra novità per Rivara. Un'altra novità di cui anche noi siamo abbastanza, diciamo, curiosi di vedere lo svolgimento della stessa, perché è una festa che ci dicono che fanno già da molte altre parti, è proposta da un locale di Rivara, quindi non ci resta che... E si chiama il torneo di beer pong. Torneo di beer pong. Io sinceramente non l'ho mai visto, non ho partecipato, però penso che sia una gara di abilità con finalità che magari poi venite a scoprire direttamente in luogo. Quindi il primo appuntamento è quello di sabato, e che vi invitiamo a venire a capire questa curiosa proposta che è stata fatta da una attività di Rivara. Si prosegue poi il giorno successivo con il tradizionale memorial, in questo caso siamo arrivati all'ottavo memorial Francesco Data. Sì, l'ottavo Memorial Data, che sta prendendo sempre più valore, sta prendendo sempre, diciamo, più partecipazione di atleti importanti. Quest'anno ci sarà una modifica in quello che è il percorso tradizionale, perché è stato chiesto proprio di arrivare a un certo chilometraggio per riuscire a entrare in una juniors. Certa categoria. Ci saranno delle regole nuove. Comunque la sostanza è che ci sarà una bella gara, come tutte quelle degli anni passati, tra atleti che davvero vale la pena venire a vedere. Quindi un invito per gli amanti dello sport, in questo caso il ciclismo, domenica 17 settembre a Rivara, già a partire dal mattino che arrivano le prime squadre. Certo, si tratta quindi di una gara della categoria juniores, organizzata dal Velo Club Porediese e dalla Famiglia Data. Sì, dal Velo Club Porediese e dalla Famiglia Data, perché nello stesso contesto ricordano un loro congiunto che è mancato anni fa, anche lui appassionato di questo sport. Non dimentichiamo che la famiglia stessa tra i familiari annoverà un ex atleta che era anche bravo a correre, poi per motivi diversi ha dovuto smettere, però
è rimasto molto appassionato e ha coinvolto la famiglia, e noi ringraziamo per aver continuato nel tempo a organizzare una manifestazione come questa. E poi si entra nel vivo di quella che è la 154esima fiera autunnale, mercoledì 20 settembre, con la tradizionale mostra zootecnica e una serie di eventi all'interno proprio della stessa giornata. Se vuoi raccontarceli, poi chiediamo anche a Antonio, che è il presidente di questa fiera, qualcosa in più. Certo, la fiera è quella che oramai tutti conosciamo, molto tradizionale. Ci saranno, diciamo, espositori che arrivano un po' più da un raggio ampio rispetto a quello che è il nostro mercato settimanale del mercoledì. Ci saranno delle attività anche presenti nel parco di Villogliani. Ci saranno alcune novità che troveremo girando tra i banchi della nostra fiera. Ci sarà anche spazio per i bambini, ci saranno dei truccabimbi, ci sarà il modo di conoscere anche un'associazione nuova che presenterà direttamente quello che può essere la vita oramai sulla terra, che darà spazio e modo di conoscere anche chi si sta interessando per la salvaguardia del nostro terreno, del nostro territorio stesso. E in un contesto come quello delle fiere agricole non ci sta male, anzi è un valore aggiunto sapere che ci sono gruppi, associazioni, persone che si interessano anche a questo. Questo lo vedremo durante la giornata del mercoledì. Nel pomeriggio si prosegue con il tradizionale pranzo e la premiazione degli allevatori che hanno portato il loro bestiame su alla fiera. Dopodiché con l'esibizione della banda musicale. Ci sarà la partecipazione ovviamente della banda musicale e successivamente, durante la serata, ci saranno i fuochi artificiali, quelli che tradizionalmente abbiamo ripreso a fare da qualche anno con apprezzamenti vari su nel vecchio campo sportivo, che era il luogo storico lì. Dopodiché si ritorna in piazza e saremo di nuovo tenuti ad ascoltare il concerto rock sempre della nostra banda. Però una delle cose che tengo a rimarcare, l'apertura già dal mattino del banco di beneficenza Pro Asilo. È importante che la gente partecipi, anche come ha sempre fatto, a questa iniziativa, perché il nostro asilo ha bisogno di queste risorse. Quindi tutto il giorno ci sarà presente sotto l'ala, nel luogo tradizionale storico della sua collocazione, il banco a favore dell'asilo infantile Musso Teandi di Rivara. Antonio, fiera autunnale non è la prima volta che fa il presidente della fiera. Diciamo che l'avevo già fatto negli anni passati, poi sempre per il nostro lavoro, il tempo è sempre quello che è, quest'anno mi ho preso l'impegno di aderire a questa 154esima fiera di Rivara, di portare a termine questo impegno. Speriamo che facciamo tutto bene. Sì, certo. Quindi, non essendo la prima volta, poi sei già avvezzo. Adesso siamo più avanti con le tecnologie. Sei già esperto. Facciamo qualcosa in più per il paese, per tutto quanto la popolazione. Certo, speriamo, sperando che gli agricoltori aderiscano quanto riguarda la mostra zootecnica. Sono anche robe che vanno un po' a degradare, a perdersi. Teniamo sempre l'avanguardia di chi vuole aderire e speriamo di essere numerosi. Sì, infatti l'agricoltura, comunque anche per gli allevatori e per gli agricoltori, non è semplice anche prendere parte alle manifestazioni, perché comunque anche dei costi sicuramente non quelle è quello che frena un tasto un po' dolente. Purtroppo bisogna andare avanti, ognuno dalla sua parte fa il meglio, perché loro sono anche massacrati, questi poveracci, su tutto quello che serve oggi, però lavorano decisi e qualcosa si porta a casa. Certo.
Quindi abbiamo archiviato il 20 di settembre, ricordiamolo, con la fiera autunnale, sì, però gli appuntamenti collaterali proseguono venerdì 22, dove nel parco di Villogliani ci sarà una serata, diciamo, musicale che unisce la musica alla poesia. Certo, ci è stato proposto e noi abbiamo accolto ben volentieri da parte del nostro concittadino, che sappiamo bravo in questo frangente, del resto è anche stato ospite negli anni passati di Domenica, che presenta il suo concerto Poesia e Musica su delle cover di Renato Zero. L'abbiamo già sentito in modo diverso cantare e abbiamo apprezzato quello che è la sua arte, diciamo, da privato cittadino. È un nostro concittadino che da qualche anno vive a Rivara, prima era a Torino, è andato in pensione, è venuto a stare qui. Abbiamo scoperto questa cosa, quindi invitiamo tutti anche a venire a sentire le belle canzoni di Renato Zero, che hanno fatto, diciamo, appassionare quelli che come me hanno i capelli bianchi, ma ancora adesso i giovani apprezzano sicuramente. Poi un'altra giornata molto importante, piena di eventi, è quella di domenica 24 settembre, dove in più zone del paese, cioè più zone del paese avranno la possibilità quindi di vedere qualcosa. Si parte dal bocciodromo con la gara con il trofeo Città Metropolitana e il trofeo di Rivara, quindi per gli amanti delle bocce potranno dedicarsi al gioco delle bocce, e poi anche in Villogliani ci sarà questo famoso omaggio a Carlo Gliani. Assolutamente, hai detto bene, si parte con il trofeo Comune di Rivara, Città Metropolitana, su alla Bocciofila, però ci sono altri due eventi che per motivi di tempo non siamo riusciti a inserire, ma ci sono altre due gare, sempre dal mercoledì alla domenica, quindi sono tre le gare bocciofile che si svolgeranno su alla nostra Bocciofila di Rivara. Quindi un ringraziamento e un plauso va anche a loro per l'organizzazione di questo. Io volevo solo soffermarmi un minuto, se posso, su quello che è il discorso di prima dei contadini, del loro lavoro, che è sempre più problematico, anche e soprattutto per i cambiamenti climatici che abbiamo. Lo scorso anno sono stati battuti dalla siccità, che ha compromesso i raccolti e ha fatto sì che hanno dovuto impegnarsi più di quello che era necessario, anzi ancora di più, per poter produrre quello che a loro serve per vivere e alla comunità serve per mangiare, anche perché non dimentichiamoci che il lavoro contadino alla fin fine è quello che dà da mangiare al mondo, quindi sicuramente loro dovranno sempre avere un posto di riguardo e di rispetto nella vita sociale di qualsiasi paese, di qualsiasi famiglia. Quest'anno gli eventi siccitosi sono stati di meno, però quei pochi eventi piovosi abbiamo visto che comunque non hanno fatto tanto bene in alcune zone, anzi hanno compromesso forse ancora più dell'anno scorso i raccolti. Quindi direi che nel nostro territorio abbiamo altri problemi che gli agricoltori purtroppo sono costretti a subire. Oltre non è quello, questo il contesto, oltre ma quello che capisco cosa vuoi dire, che gli animali che continuano a imperversare sui nostri terreni, sui terreni agricoli in lungo e in largo, ma non è solo nel nostro territorio, però anche da noi diciamo è una cosa abbastanza rimarcata, perché i danni che creano sono davvero molti e purtroppo le risorse e i rimborsi sono poche e tardano ad arrivare, quando addirittura non ce ne sono proprio. Esatto. Quindi grazie alla categoria dei coltivatori, e mi auguro che per loro ci sia sempre migliori future soddisfazioni, come è giusto che meritino, per il lavoro che fanno per tutta la nostra comunità. Chiuso questo, parliamo di domenica 24. Domenica 24 sì, è di nuovo una giornata piena con degli eventi che sono davvero importanti, perché si celebra intanto il 150esimo dalla morte di Carlo Gliani. Per chi non lo sapesse, do solo due parole di conoscenza. Carlo Gliani era un banchiere di Casa Savoia, un banchiere, diciamo, della Casa Reale, che viveva a Rivara, nato e vissuto a Rivara, e per Rivara è stato molto importante, perché è stato un benefattore davvero notevole. Oltre ad aver acquistato a suo tempo i castelli e fatti ristrutturare e
e quello che vediamo adesso è ancora opera di quella ristrutturazione che era stata fatta allora. Aveva poi costruito Villa Ogliani e l'annesso parco, oltre ad acquistare una casa in centro paese e donarla poi alla comunità come scuola di Rivara. Aveva restituito di nuovo, ecco perché è importante anche per la fiera, perché in quegli anni in cui lui era stato sindaco, aveva restituito la fiera annuale che era stata dismessa da tempo. Quindi di cose buone ne ha fatte molte, la nostra comunità lo ricorda, diciamo, come una persona importante e collocata nel giusto spazio che merita. Quello che si farà quel giorno lì sarà intanto una presentazione di quello che era la vita nel periodo del Carlo Ogliani, con la presenza di figure di gruppi storici e quant'altro. Al mattino nel parco di Villa Ogliani a Rivara, perché il parco è dedicato ovviamente a lui. In più, per chi lo vorrà, c'erano dei dubbi, ma ora sembra che c'è la presenza di una carrozza d'epoca, quindi chi volesse potrebbe anche salire e fare un giro in carrozza con i dovuti criteri e in un ambiente attorniato da figure storiche è davvero molto coinvolgente. Ricordiamo anche la mostra L'equinozio d'autunno al Castello di Rivara che sarà anche protagonista perché il pranzo verrà appunto all'interno. Il Castello di Rivara entra come protagonista anche in questa giornata perché inaugurerà la mostra che è Equinozio di autunno, è una mostra che si ripropone tutti gli anni. E nello stesso tempo, nella stessa giornata, ci sarà un'estemporanea di pittura sui luoghi di Ogliani. Quindi ci sarà anche un breve concorso di pittura che inizia il mattino e finisce la sera. Le tele poi saranno esposte nei saloni del castello, una giuria poi sarà a giudicare e a premiare i vincitori. A mezzogiorno ci sarà il pranzo presso i saloni del castello o all'esterno, ci auguriamo all'esterno perché deve fare bello, e successivamente in serata ci sarà la proiezione del docufilm sulla vita di Carlo Ogliani e su quello che ha fatto sia a livello di lavoro sia per quello che ha fatto proprio nella vita rivarese. Anche qui nella giornata del pomeriggio ci saranno presenti le figure storiche, ci sarà presente la carrozza, quindi chi non ha fatto il giro al mattino in Villa Ogliani lo può fare benissimo su al castello, ancora diciamo in un ambiente ancora intatto che si ripropone per com'era nel 1800. E ci sarà anche la premiazione poi del concorso di pittura. Esatto, ci sarà la premiazione del concorso di pittura dell'estemporanea sempre su al castello prima che venga proiettato il film. E poi sempre dal venerdì 29 settembre a domenica 15 ottobre ci sarà la possibilità di visitare alle serre di Villa Ogliani la mostra Animali in Mostra. Esatto, ci sarà una mostra che sarà presentata già quel giorno lì anche, dove nel salone centrale delle serre sarà possibile andare e ammirare le opere presentate da diversi artisti. Sì, quindi diciamo un settembre bello pieno. Un settembre bello pieno e corposo che comunque dà modo di capire come la vita arrivare, cerchiamo di farla muovere, di farla diciamo diventare dinamica anche nei momenti in cui sembra che debba essere diciamo periodo di stanca o di fermo, perché comunque dopo settembre ne parleremo poi successivamente, abbiamo delle novità anche per ottobre importanti quest'anno che per noi di Rivara è una novità e saremo poi lieti di presentare anche per l'autunno durante le cose. Dalla castagnata in poi ci saranno, certo, ci saranno ancora delle cose da vedere. Va bene, se non volete aggiungere altro... No, se Antonio vuoi invitare tutti a partecipare, dare un invito ai rivaresi e non solo a partecipare alla fiera. Io mi auguro che i rivaresi su questa fiera, che arrivano intanto, io rinnovo e rilancio l'invito,
per quest'anno a chiunque di venire a trovarsi, a visitare intanto quello che è l'ambiente di Rivara, che è sempre bello fare un giro per il paese, dai portici al castello, alle nostre piazze, Villa Ogliani, quindi, e in più a quelle che sono le manifestazioni, nel nostro caso la fiera e tutti gli eventi collaterali che abbiamo appena proposto. Grazie dello spazio che ci avete. Grazie a voi. Quindi mi raccomando, amici Obiettivo News, venite, andate a Rivara alla fiera e a tutti gli eventi collaterali che presenta. Mi raccomando, non mancate.